Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test mode molto importante perché saranno le mod anche che inserirò nella serie americana, quindi state all'occhio. Allora, mod molto importante, la scorsa volta vi avevo fatto vedere praticamente la roba, quella con il braccio per scaricare il silato. Ed ora vi faccio vedere appunto quella per appunto raccogliere patate e barbabietole. In più ci metto anche questa specie di cassone adatto appunto per le patate e barbabietole e avente appunto il braccio più alto per poter scaricare sui carri più grandi. Allora, praticamente appunto il pack consiste in queste 3-4 cose qui. Abbiamo il carrello praticamente per trasportare appunto le barre. Poi appunto abbiamo un'altra barra appunto separata in questo caso per le barbabietole e l'altra per le patate. E abbiamo poi il nostro bel carrello. Allora, io direi di partire appunto dal carro qui che tanto non ha tanta roba. Praticamente. Allora, serve appunto per trasportare patate e barbabietole dal macchinario o anche dai macchinari originali e appunto scaricarli. Allora, se voi praticamente premete la I, scusate, allora la B lo portate in transport position, praticamente si ripiega questa cosa qui. Mentre appunto se voi poi ripremete B lo portate in direzione per lo scarico e poi appunto in teoria dovrebbe essere che si abbassa praticamente, vedete con la V praticamente lo tirate su e giù. Appunto lui arriva giù fino a un certo punto, si abbassa in modo da poter scaricare, diciamo, sui mezzi e sulle cose. Per esempio andiamo vicino al carro, come vedete, essendo molto alto, ci arriva molto bene e quindi siete più che a posto. In teoria ha anche un'elevata capienza, però insomma lo vedremo poi nella serie. Il link dovrete aspettare un attimino perché ragazzi la linea sapete bene com'è presa. E ora studiamo che sennò consuma molto di nafta. Andiamo su quello che è il macchinario principale e devo dire che mi piace molto, è fatto anche bene, ha varie modalità appunto anche di sterzata. Con un pad 0 praticamente si apre tutto questo coso. Praticamente avete, per esempio, adesso ho impostato che praticamente girano praticamente tutte le ruote. Però si può impostare appunto che si girano solo le ruote davanti, quelle dietro stanno fisse, gira proprio tutto il macchinario. Vedete, adesso per esempio girano le ruote davanti e gira tutto il macchinario. Mentre adesso le ruote davanti stanno ferme. E invece così girano praticamente solo le ruote dietro. K è total steer, ovvero girano tutte le ruote più anche il blocco di mezzo, che diciamo è quello che forse vi permette una maggiore mobilità. E mentre la Y avete praticamente la rotazione, mi sembra solo delle ruote. Poi ognuno fa quello che vuole. Premendo praticamente la X, vabbè, questa è perché è selezionata la barra, appunto la barra si tira su. Se selezionate il macchinario, si prepara appunto per la raccolta. Quindi si alzano appunto gli ingranaggi qua in mezzo, si alza il coso di lato. Numpad 8, Numpad 5, non c'è niente. Eccolo qua, era questo, no, il carro. Praticamente lo regolate in base a quello che vi serve, se ovviamente uno non lo metterà così per scaricare, ma lo terrà magari un po'
un po' altino, lo regolate giusto quello che vi serve per il vostro carro, questo qui, quello giallo, che devo dire che è proprio è il suo. E poi adesso ci sono tutte, praticamente tutte le luci, front work light, tutte le luci che va bene, non stiamo a vedere. Con il tasto 0 praticamente poi resettate tutte le luci. Con numpad 7 praticamente vi si apre la porta e si evidenzia anche il rosso, oppure numpad 9 praticamente aprite la finestrella qui di lato, dove è questa qua, che poi si richiude. Sound, appunto, quando si chiude diminuisce. Poi avete tutto un po' di comandi dell'IC, open windows qui, un loading, cioè se uno vuole comandare dall'interno, però sinceramente io per esempio qui avete le cose sterzate, però sinceramente preferisco nettamente usare il numpad dopo, una volta che si hanno imparati i comandi quei questi due per la regolazione. E vabbè, al massimo Mario, avete qualche luce, siete più che a posto. Bene, poi più delle luci, vabbè, vi faccio vedere un attimo giusto che funzionino di lato, quella interna, questa altra parte, appunto, quelle sotto qua. Bene, quindi direi che anche per questo test mode è tutto, abbiamo le due cose. Adesso vi faccio vedere un attimo come funziona il coso qua della, praticamente della barra. Essenzialmente voi dovete praticamente andare sotto col macchinario e poi premendo la R automaticamente la barra si scansa al macchinario e si aggancia sul carrello suo della barra. Adesso sicuramente non abbiamo spazio per fare una manovra sola, mi tocca fare 100.000 manovre. Eccolo qua, vabbè, adesso ovviamente era messo male, quindi si è un po' cosato. Se non lo vuoi praticamente... Oh, mi ha rotto le scatole sto camion qua. Entrati là un attimo, un secondo, che cosa da fare retromarcia, che dopo non riesco a fare retromarcia e non riesco a far vedere come che si ingancia. Bene, allora, stavo dicendo... Appunto, dopo avete, va bene, un pad enter, lo spegnete, ma insomma sono cose che poi uno un attimo si mette là e vede. Comunque, appunto, raccoglie tutte e due le cose, stesso macchinario, penso sia una cosa più che ottima. Ovviamente voi ci andate sotto, adesso così è un po' in teoria sbagliato, ma dovrebbe prendere lo stesso. In teoria premette la R ed ecco che lui è agganciato per conto suo. Premette questo e ve lo portate via. Ed è molto comodo, devo dire. Senza star lì, sgancia sopra, monta di qua, sgancia di là. Questo secondo me è il sistema più migliore. È il sistema migliore in assoluto. Lampeggiante funziona, quindi siamo più che a posto. Bene, quindi direi che anche per questo test mode è tutto. Siccome lo userò come pack della serie, ragazzi, vi metterò dentro automaticamente anche anche l'altra, quella della volta scorsa, anche se non vi serve, vabbè, dopo ve la togliete, tanto sono tre file zip, praticamente uno vedrete scritto silage, comunque la trovate subito, è quella della scorsa volta, però io faccio un pack unico che poi carico, quindi io vado meglio così. Bene, quindi direi che anche per questo video è tutto. Appunto, come vi detto, vi metto insieme tutte le mod della roba, anche se questa l'avevo già fatta separatamente. E bene, tanto dopo ve la togliete, adesso vedo se riesco, perché... Ah no, aspettate ragazzi, col server nuovo non serve neanche. Allora,
scusate, cancellate tutto, vi carico quelle che abbiamo fatto, però infine nel complesso ciò che ci sarà nella serie saranno tutte le mod appunto della roba, quindi questa, il carro, le due barre, il carrellino per le barre e il macchinario appunto per la raccolta di patate e barbabietole. Quindi, anche se questo video appunto vi è piaciuto, vi è servito, lasciate un bel mi piace, link in download, le inserite come al solito. Bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!